Presidente, ieri è scoppiato quello che viene detto caso Fratangelo. Esiste un caso Fratangelo? La posizione di Ugo Lotti è stabile o state riflettendo? Ma il caso Fratangelo non esiste assolutamente, perché il ragazzo non ha avuto problemi durante la settimana. Ieri sicuramente ha sentito un qualcosa, un dolorino alla schiena, non ha voluto rischiare, quindi non è un problema del caso Fratangelo, perché Ugo Lotti ci ho parlato questa mattina e sicuramente lì, in un momento molto teso perché purtroppo dovevamo fare il risultato, e quindi poteva sicuramente risparmiarsi da quella cosa e dirla a quattro occhi, perché un ragazzino di 18 anni sicuramente non va né apposta e ne fa diciamo la cosiddetta vacca, come tanti altri giocatori può darsi che fanno, ma bensì lui, anche se aveva un piccolissimo problema, non è che stava lì perché voleva stare lì, ma bensì lui pensava di stare lì per poter dare una mano anche ieri. Lui è un giocatore per noi importante, un giovane. Ugolotti? Ma Ugolotti fa il suo, sicuramente ieri si è fatto un attimino prendere dalla diciamo rabbia, che chiamiamolo, come dalla tensione, e quindi sicuramente poteva risparmiare quelle parole, ma già da domattina torneranno a lavorare insieme per poter iniziare a pensare a domenica. L'ultimissima, Presidente, al Presidente Gravina ha espresso qualcosa, qualche disagio dopo l'annullamento del gol di ieri di Speranza? No, ho detto se aveva visto le immagini, e lui mi ha detto che ne aveva sentito, però credo che l'arbitro non è che stava lì per venirci contro, bensì il guardialino avrà sbagliato, avrà visto una cosa diversa, però insomma un gol di quella portata, di quella classe, di quella bravura che Speranza ieri ha fatto, si è inventato dopo un bellissimo cross di Carraro, sicuramente doveva essere premiato per quello che era quel gol, un gol valido.